Luc Merenda, lei è il simbolo intramontabile di un cinema, di un'epoca, di un cinema che tuttora è amatissimo. Perché secondo lei ancora oggi ci sono così tanti appassionati del cinema degli anni 70 italiano? Tutte le cose un attimo contestate finiscono per essere apprezzate. C'erano delle critiche dicendo che questi film erano violenti, eccetera. Dimostravano una situazione, perciò non era una scelta di un attore, era insistere su dei punti deboli del sistema. Adesso diventano stracult perché vuol dire che non erano così male. E tra questi appassionati ci sono anche dei nomi importanti come Quentin Tarantino, Eli Roth. Lei ha anche lavorato con Eli Roth. Che cosa pensa di questi registi? Come si è trovato con loro? Ovviamente Tarantino tutti lo conoscono, mi hanno chiamato per fare una partecipazione in Hostel 2 di cui non avevo sentito parlare, e neanche Eli Roth. E poi mi dicono: allora, ma c'è Edwige Fenech che fa anche lei una. Dico: vabbè, Edwige e io siamo amici, ma non è un motivo per portarmi a Praga. Detto: non lo conosco, perciò il film non mi interessa. E poi mi fanno: però è prodotto da Quentin Tarantino. Ho detto: lo faccio. Infatti lui mi manda un SMS ringraziandomi, dicendomi delle cose alla Tarantino molto carine, e poi l'ho perso questo SMS. Comunque lui diceva effettivamente che ero uno di quelli che gli aveva dato voglia di fare cinema. Ed ero molto proud. Nel documentario Pretendo l'inferno, lei dice che dai suoi personaggi, dei personaggi detestabili, negativi, ha imparato tanto. Che cosa ha imparato? Secondo me uno non impara mai abbastanza. Diciamo che la ricerca, l'odio che hai, perché ci sono due motori, l'amore o l'odio. Stranamente l'odio si rivela spesso più forte dell'amore. Comunque, se devi fare una cosa, un personaggio che non è, che tu non risente, c'è automaticamente una ricerca che non fai se il personaggio ti piace. A forza di odiarlo, tu entri veramente dentro, vai molto più profondo nella ricerca di. Perché deve essere un orribile personaggio, cattivo, però io, per esempio, sul film di Stelvio Massi sono un orribile personaggio. Tutto quello che odiavo, ma l'ho fatto con un sorriso che poi non era ipocrita perché l'ho fatto apposta, però diventava ancora più odioso. Infatti c'è gente che mi hanno fermato dicendo: ah, ma questo film, se rifà un personaggio così, non andiamo più a vederlo. Ho detto: oh, stop, grazie, mi avete detto che sono bravo. A quale film è più legato? Sai, ne ho fatto 50. Ma poi sono sempre gli stessi, Poliziotto e Macho, Milano 3, ma la polizia accusa, Caccia spietata ai rapitori, dove mi rapiscono mio figlio e decido di fare quello che non fa né la giustizia né la società. Pochissimi mi sono dispiaciuti. Non posso dirne uno perché come oscillerei fra 3, 4, 5, cioè, è difficile. Non, magari il film che preferisco è quello che farò, spero un giorno. Una curiosità, ma è vera la rivalità con Thomas Millian? Era vera? No, non è vera, non c'è rivalità con Thomas. È un personaggio, è uno stupendo, bravissimo. C'è avuto una gioventù di merda a Cuba, eccetera, eccetera. C'è della gente che si sente un po' insecure e l'insicurezza rigiaisce su tutti. Io non ho rivalità, ho un rifiuto dei stronzi, lui è tutto fuorché stronzo. Perciò io gli davo fastidio, ma non ho capito perché finché. Danilo del documentario mi dice che lui non mi poteva vedere perché gli davo fastidio.
fastidio fisicamente. Non posso mettermi le due dita nel naso se c'è un problema. Cioè, mi dispiace per lui perché sicuramente era qualcuno di stupendo, ma talmente. E io che sono un animale, sono più attratto da gente, che hanno le stesse vibrazioni. Rifarebbe tutto nella sua carriera o cambierebbe qualcosa? No, penso, no, no. Il miglioramento vorrei sempre farlo sul film successivo. No, ho fatto uno o due film perché veramente avevo bisogno di mangiare, ma erano decenti, però non più di quanto, visto che... Bon. Poi ho fatto un film per amicizia. Non c'è... tu sai, i 50 film ti costruiscono, cioè... Comunque, non ho fatto mai un film per interessi, non ho mai accettato la corruzione, non mi sono mai fatto camminare addosso, se c'è... Cioè, no, io... Non so, penso che al minimo merito quello che mi è successo, però come io avrei voluto ancora di più, probabilmente che non sono stato all'altezza giusta, non so.